Saluto proprio di 30 secondi perché abbiamo stamani presenti in questa bellissima iniziativa che ripetete ogni anno, ma come ricordava il Ministro Del Rio questo è un appuntamento speciale, 70 anni, è l'età della maturità, ma l'età in cui anche grazie a insieme di azioni combinate e concertate, davvero siete entrati nella porta principale nel futuro. Mai come in questa circostanza io credo che è scattato un meccanismo di identificazione e anche di solidarietà tra i diversi soggetti, e questo è avvenuto nella grande stagione delle riforme. Io sono in Parlamento da qualche anno, ma non ricordo, soprattutto in questa seconda parte di questo lustro, tanta attenzione sul mare da parte dello Stato, delle istituzioni, e non perché sono venute a maturazione una serie di riforme importanti, ma perché per la prima volta strategicamente si fa un'operazione che mette al centro la risorsa del mare, che era un po' assurdo che un paese come il nostro, migliaia di chilometri di costa, un sistema portuale, con la geopolitica che ci è cambiata di fronte casa, noi non sfruttassimo in positivo queste questioni. Mi pare che questa azione combinata, questo sentire comune, questo rapporto nuovo tra istituzioni governative, parlamentari e operatori hanno consentito non solo di recuperare dei ritardi che pure c'erano rispetto ai nostri competitori, ma anche di mettere qualche elemento forte e irreversibile rispetto al futuro e rispetto anche allo sviluppo. Lo ricordava il Ministro, questa leggina piccola, come dire, ha raggiunto un record, questa vostra, perché a mia memoria raramente si è verificato su un provvedimento così importante che in sede legislativa sia alla Camera che al Senato passasse in poco tempo. Ma accanto a questo, quello che importa è che, ripeto, questi sono stati 2 o 3 anni in cui la riforma del sistema portuale, una nuova classe dirigente, come dire, scende in campo e si misura con i temi non solo della gestione portuale, ma con i temi e con le sfide della crescita, della sicurezza, che, come diceva il Ministro, non può essere scindibile dallo sviluppo. Noi siamo soddisfatti, è una legislatura che da questo punto di vista lascia qualche segno. Era qualche anno che lo aspettavamo. Io mi ricordo, ero già presidente della Commissione Trasporti 2006-2008, il ritorno del viaggio di Romano Prodi dall'India e dalla Cina, quando tornò con un bagaglio di curiosità e di impegni da parte dei cinesi rispetto al sistema portuale italiano. Non riuscimmo ad andare con i tempi a dama, perché i dragaggi, perché sono stati anni in cui sono state risolte, soprattutto in questo lustro, una serie di problemi burocratici, e quando il Ministro dice Via della Seta, evidentemente ritorniamo lì e sviluppiamo una grande intuizione che solo il buon governo, come dire, può mettere sul piatto. Mettiamocela tutta, rinnoviamo questo patto. Io sono fiero di essere qui a portare il saluto della Camera dei Deputati e del Parlamento. Voglio ringraziare non solo i deputati che vi hanno lavorato, il relatore Mognato, ma il senatore Filippi, che è stato relatore al Senato della Repubblica. Abbiamo portato a casa un risultato straordinario. Allora, buon compleanno e, come si dice, al lavoro, alla lotta, perché ci attendono altri importanti obiettivi da raggiungere. Grazie. Grazie onorevole Meta per il suo saluto.